Cari amici della Tenda TV, bentrovati, siamo sul Monte Altare. Abbiamo salito il sentiero che porta al Monte Altare e siamo qui in compagnia di un esponente di Legambiente del Vittoriese. Che cosa state facendo in questi giorni? Qui stiamo facendo un campo di volontariato internazionale, un campo di volontariato ambientale, stiamo facendo dei lavori di manutenzione ai sentieri che salgono sul, sulla cima del Montantare, non per il versante, quello classico che usano i vittoriesi, cioè la scalata alla croce, la famosa croce che si vede da, dal centro città, ma per l'altra via, il versante nord che, che usufruisce di una vecchia mulattiera che, che sale e che arriva fino, più o meno fino in cima. Insomma. Questo progetto è realizzato col sostegno del comune di Vittorio Veneto e della consulta dell'associazionismo culturale vittoriese, eh, però non è la prima volta che fate questo tipo di lavoro in questo luogo. È già il secondo anno che facciamo questo progetto, eh, siamo molto fieri, l'anno scorso è, è, stato, è stato fatto un buon lavoro sulla parte un po' più bassa, quest'anno stiamo salendo un pochettino, eh, stiamo collaborando con il gruppo scout qui di Vittorio Veneto che insieme stiamo realizzando questo piccolo progetto insomma che può essere utile sia ai vittoriesi che salgono sia alla, alla collettività i turisti che arrivano a Vittorio Veneto e che vogliono fare un po' di una sgambata fino alla cima abbiamo detto volontariato un campo di volontariato internazionale quanti ragazzi eh, ci sono qui e da quali paesi provengono ci sono dieci ragazzi vengono un po da tutto il mondo Arrivano da, dal Messico, dalla, dalla Spagna, dalla Cina, dalla Russia, Ucraina, Turchia e poi ci ha, ci ha raggiunto anche una ragazza che è degli Stati Uniti. Quindi insomma abbiamo abbracciato un po', un po' tutto il mondo. Quanto importanti sono questo tipo di iniziative, questo tipo di attività per i ragazzi? Per i ragazzi è un'esperienza unica. Anche perché loro hanno un'età un che va un po' da, dai 18 ai, ai 30 anni, quindi siamo nella fascia d'età in cui le esperienze sono fondamentali. Poi ci sono ragazzi che partono con il loro zaino in spalla a 18 anni e fanno il, il giro del mondo per arrivare a Vittorio Veneto da soli, quindi, e poi si mettono in connessione qui con gli altri e con il territorio. Eh, teniamo presente che loro si stanno prendendo cura di una parte di territorio di Vittorio Veneto che Dall'altra parte del mondo rispetto a dove vivono loro, quindi lasciano un segno qui sul territorio e si portano via qualcosa, un'affezione al nostro territorio perché lo, lo vivono intensamente per, per, per 14 giorni. Entrano in contatto con il territorio, appunto, vittoriese e, e... Quanto importanti sono questo tipo di iniziative per la collettività? Dicevamo, è volontariato, quindi si fa per eh, rendere fruibile un sentiero che, insomma, era un po' malandato in alcuni casi. Eh, voi avete creato anche degli scalini, avete fatto un po' di disboscamento. Eh, è proprio un mettersi a disposizione del prossimo per permettergli di fruire delle bellezze della natura. Sì, per permettergli di, di fruire di un ambiente... Che Altrimenti non... lo, lo guardi da sotto e dici: Ah, che bello! Eh, mi piacerebbe andarci in cima, però magari i sentieri non sono, non sono tanto agibili. E quindi noi ci siamo messi a disposizione. Stiamo ragionando a un, un progetto futuro che vorremmo condividere con tanti altri vittoriesi e associazioni del vittoriese per, eh, per poter magari creare una zona parco attorno al Monte Altare. Adesso andiamo a sentire qualche ragazzo. Ok. I'm from Ukraine. What's your name? My name is Andrew. Viene dall'Ucraina. Il suo nome è Andrew. And you? Where are you from? Uh, my name is Ro Ross. I'm from in Ukraine. Okay. Anche lui viene dall'Ucraina. Si chiama Ross. So here, what are you doing? We're doing pass because uh, previous pass was destroyed, and we should uh, communicate uh, this park with city. Okay. Qui stanno rifacendo un, uh, un sentiero perché il sentiero precedente è stato distrutto da una frana e allora stanno riaprendo un sentiero per collegare Monte Altare con uh, l'area ce più centrale di, di Vittorio Veneto. My name is Sergio, I'm from Spain and it's my fifth uh, volunteering camp. So just uh, for social purpose and for the benefit della local community e solo per aiutarci come posso. Allora lui viene dalla Spagna, si chiama Sergio e ha deciso di fare questa esperienza per la, contribuire alla comunità locale e quindi anche per dare un, un contributo fisico ma anche morale alla, alla, alla comunità di cui è ospite. Mi chiamo Iris, sono from Spain. E sto facendo una passata nella montagna e vedo la zappa. <laughs> <Look>. <laughs> allora, lei si chiama Iris, viene dalla Spagna e è qui. Per, sta, anche lei sta dando il suo contributo per eh, riaprire il sentiero con la zappa. Poi abbiamo una ragazza messicana. My name is Mariana. Uh, I'm from Mexico. E' bueno, un placer stare come volontaria qui in Italia. Allora, si chiama Mariana, dal Messico. è felice di stare qui e dare un contributo alla nostra, alla nostra comunità. Uh, my name is Estra. I am from Turkey. I using this tool. Yeah. Okay. <laughs> Allora si chiama Etra, viene da Turchia e sta usando eh, il piccone. E anche lei dà il suo contributo eh, al, al lavoro di riapertura del sentiero. E concludiamo dunque questa nostra panoramica su questo campo di volontariato di eh, Lega Ambiente, eh, un'ultima un domanda. Se qualcuno. Si fosse appassionato diciamo, a questa realtà e volesse provare un'esperienza simile, dove può trovare le informazioni? Allora, sicuramente sul sito di Lega Ambiente alla sezione volontariato trova tutte le informazioni. Lega Ambiente ogni anno organizza soprattutto d'estate diversi campi di volontariato nazionali e internazionali e sono concentrati soprattutto d'estate, ma anche durante l'anno ci sono anche altre esperienze, altri campi eh, di volontariato a cui si, eh, si può partecipare. Personalmente ritengo che è un'ottima esperienza, quindi ritengo che Ehm, sia anche un'esperienza molto formativa perché è qualcosa che aiuta la crescita personale e ehm, aiuta a uscire dai soliti, dalle solite vacanze, è sicuramente una, una vacanza concentrata anche sull'aiuto verso gli altri ma anche sulla socializzazione eh, all'interno del gruppo e soprattutto per quelli internazionali eh, oltre a essere un'esperienza per via della lingua quindi anche per praticare meglio l'inglese, è anche un'esperienza che aiuta a fare amici all'estero, amici che comunque ehm, a lungo andare rimangono, sono, sono amicizie che non scompaiono subito. Sono dei piccoli passi che ci possono aiutare anche per evitare tutte, tutti i conflitti eh, o tutti i misunderstanding che ci sono oggigiorno e eh, a comprendere meglio le realtà che stanno fuori dalle nostre piccole comunità o da, dall'Italia. Quindi sono esperienze che io consiglio caldamente soprattutto ai giovani, ma anche ai meno giovani. Ecco. Grazie e buon lavoro. Grazie.